presidente Sticchi Damiani. Lei guida un club che sta dimostrando di poter fare calcio anche in Serie A, avendo bilanci in ordine. Quali sono i segreti di questa favola sportiva? I segreti, come hai detto bene te, è partire da dei bilanci sani che consentano al club degli investimenti che siano sempre oculati, attenti, ma che ci consentano comunque di investire sul settore giovanile e sulla prima squadra ovviamente. Quindi è una gestione che parte da lontano, figlia della sostenibilità che questo club ha voluto sposare e che credo che sia un po' il faro che il calcio di questi anni dovrà avere. Dal convegno di oggi è emerso proprio questo: sostenibilità come valore, ma anche come valore da controllare e tutelare, soprattutto per chi lo rispetta, magari anche a discapito di altri che invece continuano a non garantire questo valore, alterando la concorrenza. Si parla tanto di riforma del calcio italiano. Su cosa bisogna lavorare per rilanciare il nostro sistema calcistico, secondo lei? Secondo me sul fatto di rendere i club più sostenibili e quindi non vincolarli e renderli schiavi del risultato sportivo. Oggi retrocedere dall'A alla B rappresenta una tragedia e dalla B alla C a volte la morte di una società. Quindi il tema delle retrocessioni va visto con attenzione, perché proprio il pericolo, la preoccupazione di andare a finire una categoria inferiore spesso fa fare scelte sbagliate, non oculate. Trovare una formula per limitare questo rischio e consentire ai club di rischiare con i giovani senza l'ansia del risultato sportivo a tutti i costi. A che punto sono i lavori per la ristrutturazione del Via del Mare? Adesso faremo un intervento sul Crescent della Est, che è un intervento che la società sosterrà a proprie spese, è l'ennesimo, ahimè, con quelle risorse avremmo potuto forse costruirci un centro sportivo di proprietà, ma è una cosa che dobbiamo fare, tocca a noi e la faremo, anche se dispiace terribilmente, perché sono risorse che leviamo al club. E poi speriamo nella ristrutturazione più ampia legata ai giochi del Mediterraneo, quella sarebbe legata a un finanziamento statale, per ottenere il quale è necessario l'aiuto di tutte le istituzioni. Noi da soli non siamo in grado di arrivarci, perché siamo soggetti ultimi, in questo senso abbiamo bisogno delle istituzioni pubbliche, da quelle statali a quelle periferiche, che ci stiano a fianco. Infine le chiedo un commento sulla grande prestazione della squadra di Marco Baroni ieri sul campo dell'Atalanta. Una prestazione sinceramente strepitosa contro un avversario fortissimo. Se pensiamo che ieri abbiamo affrontato questa sfida con squalificati e tanti infortunati, sa quasi del risultato, tra virgolette, miracoloso, perché già non prendere una goleada ieri sarebbe stato un successo. Figuriamoci un risultato positivo, addirittura una vittoria. Merito di questi ragazzi meravigliosi, del mister, del suo staff, che stanno facendo un grande lavoro, e complimenti a chi ha assemblato questo gruppo, cioè a Pantaleo Corvino e a Stefano Trinchera. Grazie mille.